Intanto stiamo iniziando, siamo in diretta, vediamo un attimo se c'è già qualcuno che ci ascolta e ci vede. Non ancora, tu stai facendo la punta, giustamente? Tengo le punte io, intanto. Vai, ricordati, dobbiamo, ecco, forse vediamo se c'è qualcuno che ci guarda. Ci sarà Davide, noi, il solito. Sì, sicuramente. Ecco qua, ciao a tutti, buona serata. Benvenuti, non so da dove vi siete collegati, ecco, guarda, c'è già Alessandro, qua sei Burlamaco su YouTube, ecco, adesso vedo che ci stai scrivendo da qua. Benvenuti, adesso sono in 10 che ci stanno seguendo, benvenuti a questa diretta dedicata totalmente alle tecniche di chiaroscuro. Naturalmente potrete fare le domande al maestro Lupato, io gliele leggerò in diretta, così che lui vi possa rispondere. Fra un po' farò piccolina alla mia finestra, visto che non ci faccio niente. Ciao Sergio Tonoletti, poi leggerò anche chi è Facebook user, perché qua non mi mette i nomi. C'è anche Marcia Tarabella, adesso li metto anche online i vostri commenti. Come dicevo, il maestro Lupato sta facendo la punta, se sentite un rumore in sottofondo è la mia lavatrice che ha fatto corsi con noi, sa benissimo che questa è l'ora della centrifuga, anche se siamo in diretta e noi in mondo visione. E come vedete il maestro farà probabilmente, è lui il signore che disegnerai? Ciao Roberta Tolini. Sì, no, ho un paio di soggetti, vediamo cosa riusciamo a fare, però saranno schizzi più che altro. E sperimenterò un paio di tecniche, diciamo, di tratteggio soprattutto. Allora, come predico sempre io, il chiaroscuro è la parte più importante del disegno. Non esiste disegno, un buon disegno senza un buon chiaroscuro. Le tecniche di chiaroscuro sono innumerevoli. Andiamo dallo sfumato classico a dove si usa la matita proprio per sfumare con varie tonalità, diciamo, creando, stando attenti e ricreando i valori tonali giusti. Al fatidico tratteggio. Di tratteggi ce ne sono innumerevoli, si possono anche mischiare fra loro. I classici sono il tratteggio parallelo. Il tratteggio parallelo è questo. Dove buonasera. Creo delle linee parallele fra loro che possono essere anche variate. Di indirizzo, diciamo, ok, posso anche cambiare la disposizione, l'angolatura, diciamo. Oltre a questo c'è un tratteggio molto simile, ma che è il che io chiamo tratteggio modellato, cioè il tratteggio che segue le forme del soggetto che dobbiamo disegnare, cioè nel caso per esempio di forme arrotondate come fosse una sfera, col tratteggio modellato cerco di ricreare, di seguire la forma arrotondata della sfera o di un braccio, di una gamba, eccetera eccetera. Poi c'è il tratteggio incrociato invece, che non è altro che il tratteggio parallelo dove io vado a incrociare le linee. Più volte l'incrocio e più il tratteggio sarà efficace e bello. Quindi ci sono innumerevoli anche qui angolature che posso usare, insomma. Ok, quindi orizzontale, verticale, 45 gradi a destra, 45 gradi a sinistra, ma poi anche 30 gradi, eccetera, eccetera. Posso incrociare quanto voglio. Oltre a questo c'è il tratteggio incrociato a pattern, dove ho un modulo, creo un modulo che ripeto all'infinito, incrociando le linee, ma è forma un, diciamo, un... ha proprio un vero e proprio pattern, quindi un modulo ripetuto, ok? Questo è un tratteggio un po' più
difficile rispetto al tratteggio incrociato classico, però può dare soddisfazione. Ci sono tantissimi, dipende poi dalla persona, insomma. Il bello del tratteggio è che poi diventa parte del disegnatore, cioè mediante il tratteggio molte volte si riesce a distinguere un disegnatore dall'altro. Un buon disegnatore fa del proprio tratteggio la caratteristica peculiare delle sue opere. Ora, io qua ho un soggetto, è una persona anziana. Allora, volevo dire una cosa, innanzitutto, vi consiglio, non tutti i soggetti sono adatti a un tipo di tratteggio o l'altro. Per esempio, per una persona anziana, c'è cioè un viso così, diciamo, vissuto, eccetera. Userò sicuramente un tratteggio piuttosto forte. Altra cosa sarà, per esempio, questo soggetto qua, tutt'altra cosa. Per esempio, una giovane ragazza, una giovane donna. Qui invece importante è essere molto delicati col tratto, specialmente nella parte non in ombra. Quindi non sempre si usa la stessa mano. Questo è importante, modulare appunto la mano. Cominciamo proprio da questa. Quindi farò un rapido disegno. In questo caso non mi interessa la somiglianza, cioè non ricerco la somiglianza perché non è una lezione diciamo di ritratto. Chiaro che sarà comunque, cercherò che sia un disegno proporzionato, quello sicuramente, ma non vado a ricercare la somiglianza perché mi concentro in tutt'altra cosa. Vediamo un attimo di spostare questo. Se avete domande, fatele pure, ok? Per quanto riguarda il tratteggio, ma anche altro, insomma, basta che non mi domandate soldi, il resto potete chiedere quello che Sì, infatti l'ho volete. scritto, qua l'ho messo in sovraimpressione, come dicono in televisione, e intanto salutiamo comunque le 26 persone che ci stanno seguendo. Leggerò poi i nomi di questi Facebook user che mi appaiono qua perché non vedo i nomi, anzi vado subito a controllare. Per il resto poi voglio salutare subito i nomi di cui leggo: Patrizia Tonello, Maria Rosaria Marchi, poi c'è Liliana Casini, Maria Di Gloria, Giancarlo Palermo, Roberta Tollin, Sergio Tonoletti, li ha salutati poco fa, e poi abbiamo altri buonasera senza nome che adesso andrò a individuare. Quindi saluto tutti, moltissimo grazie per l'attenzione e per essere qua con noi a farci compagnia e a imparare o ripassare in alcuni casi le cose che riguardano il chiaroscuro, visto che il maestro ve l'ha ribadito e lo sapete anche voi che partecipate ai nostri corsi, che per lui e anche in generale è uno dei corsi più importanti, anzi è una Sì, materia importantissima del disegno più che questo altro. è il corso più importante che io faccio, più importante anche di quello del ritratto, a parte il corso base che naturalmente serve alle persone che si approcciano al disegno o che vogliono migliorare qualcosa del disegno, che non si sentono pronti, abbastanza preparati, quindi chiaramente il corso base è molto importante, però diciamo anche per le persone che sono un po' più esperte, il corso di imparare il tratteggio e in genere la tecnica chiaroscuro è veramente importantissimo, perché non esiste un buon disegno senza un buon chiaroscuro, come dico sempre io. Un brutto disegno, se si esegue un ottimo chiaroscuro, può diventare un buon disegno. Un bellissimo disegno con un brutto chiaroscuro sarà comunque un brutto disegno. Ecco, questo è tanto per spiegarci, insomma, dell'importanza appunto dell'ombreggiatura.
con l'ombreggiatura, col chiaroscuro, noi ricreiamo la tridimensionalità, che è un po' quello che è l'interesse di un disegnatore. Quello che noi non abbiamo, noi disegnatori, noi pittori, è la tridimensionalità, quello che invece hanno gli scultori. È chiaro, no? Quindi dobbiamo cercare di truccare un po' l'effetto e quindi creare un effetto tridimensionale. L'effetto tridimensionale si crea appunto con un'attenzione particolare per le ombre, quindi trattare i valori tonali. Ecco, vediamo. Dunque, l'ho disegnato, non è uguale, insomma, un po' simile, diciamo, via, dai, forza, non ci sto molto attento. Beh, per completezza, qui c'è. Ok. Allora, dicevo, questa è una ragazza giovane, quindi un viso molto, diciamo, una pelle molto delicata, molto quasi algida, se vogliamo, no? E quindi qui chiaramente non andrò con un tratteggio pesante, ma viceversa con un qualcosa di un po' delicato. Allora, prima di tutto, segniamo dei punti fermi, per esempio il foro della narice, molto importante, l'occhio, e questo è come disegno io. Vi do un input su vorrei che capiste come ragiono io nel procedere nel disegnare, no? Quindi mi creo dei punti fermi, poi ognuno fa quello che vuole, però l'importante è, intanto parliamo di disegno, l'importante è la forma, le dimensioni e la forma, quindi sempre la forma esterna e poi le forme interne, mai iniziare dall'occhio, come vedo tante persone che dicono, io inizio dagli occhi e poi disegno il contorno del viso. Come dico sempre, quando si disegna una casa, si inizia dalla casa e poi si disegnano le finestre che sono gli occhi, ok? Ho mai visto nessuno disegnare le finestre, la porta e poi disegnarci la casa attorno. Okay? E per il viso vale la stessa cosa. Le finestre sono gli occhi e il contorno è la casa e il cappello è il tetto. Ok? Quindi si inizia così. Ora, segniamo dei punti fermi, quindi abbiamo tutta questa parte del viso in ombra, quindi qui posso andare sicuramente con un segno molto preciso. Perché segniamo dei punti fermi? Perché ci dà sicurezza, ok? Quindi la sicurezza cos'è? Che qui c'è l'occhio, qui c'è il foro della narice e qui c'è la bocca. Quindi i punti più scuri, se vogliamo, quelli fermi, punti fissi, e anche punti che non necessitano del tratteggio, perché qui abbiamo un. Per esempio, qui abbiamo un nero ben preciso, quindi mi faccio l'occhio, ok? Ora non farò un disegno molto realistico, quindi farò un disegno abbastanza schizzato, anche perché non c'è il tempo. E poi questi tipi di tratteggio non riguardano mai il disegno fotorealistico, okay? Dove invece dobbiamo usare la sfumatura con la matita. Quindi decidiamo subito che tipo di tratteggio usare. Io userei un tratteggio parallelo, anche variando magari l'inclinazione del tratteggio. Ok? Quindi Massimo, chiudiamo la mi parte bravo. fermo un attimo, mi senti? Ho Sì. una domanda da parte di Davide De Luca che chiede, si può riconoscere un artista o un illustratore dal tipo di tratteggio chiaroscuro? Beh, tu lo sai, Davide, mi fai una domanda che abbiamo già parlato, no? Quindi riconosci il tratteggio pattern di Serpieri, no? Lettieri, si riconosce il tratteggio incrociato di Sergio Toppi, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente sì.
Per un esperto sicuramente sì, praticando poi determinati artisti, guardando, osservando, è certo che ognuno ha la sua caratteristica, oppure nei disegni il tratto di Bilal, per esempio, che io adoro, che è un altro artista, certo che si riconosce, ognuno ha la sua caratteristica. Oppure di Jean Giraud, che tu conosci benissimo, insomma, stiamo parlando di artisti, di illustratori soprattutto, e anche fumettisti, se vogliamo. Ok, dunque, vediamo un attimo. Tratteggio parallelo. Io inizierei, qui abbiamo una leggera ombra. I punti in luce realmente sono pochi, uno, due, tre, sono pochissimi. Quindi, ricordatevi che quando disegnate dovete riempire il foglio. Ok, sono pochi i punti che non vanno. Anzi, io sto usando una 3B e userò invece una HB, vediamo, proprio perché voglio tenere un po', diciamo, questo viso un po' delicato. Quindi Infatti, usando una. Massimo, ti faccio una domanda che magari ti vorrebbero fare anche i nostri spettatori, ovvero si può ottenere un nero intenso utilizzando sempre la stessa matita, anche se non è una matita molto scura, tipo 5B, 6B, 7B? E poi userei sempre la stessa matita? Io userò sempre la stessa matita, guarda, vedi, questa è una HB e questa è una 7B. Certo che non sarà uguale. Vedi, con la HB posso arrivare a un grigio scuro molto intenso. Certo non arriverò al quasi nero della 7B, ma c'è una differenza fra la HB e la 7B tremenda. In mezzo cosa c'è? In mezzo c'è la 3B, per esempio. Ecco che dall'HB alla 3B poi non c'è tantissima differenza, come notate. Vedete? È un po' più scura. Sto premendo al massimo. E questa è l'HB. Quindi se voglio con l'HB posso ottenere una bella tonalità scura. Ok? Ecco che sto utilizzando questo tratteggio parallelo, pennellando, rimanendo molto leggero con il tratto, vedete, sono pennellate. Non mi interessa di stare dentro il limite, ok? Anche perché il collo poi è ombreggiato, per cui vorrei dire che addirittura esco dalla figura, ok, con il tratteggio. La mano deve essere molto leggera, molto leggera. Ricordatevi che non è solo, cioè è tutto il corpo che tratteggia, ok? Non è solo la mano, è anche la mente. Dovete cercare di, quando fate questa cosa, di essere molto rilassati, ok? Un esercizio è quello di non rimanere dentro, vedete, tanto qui il cappello poi sarà scuro, quindi cercate di non rimanere dentro i limiti di questo viso, ok? Uscite pure. Intanto ricordo chi ci sta seguendo e anzi saluto anche i nuovi arrivati, siamo in 37, che se ha delle domande sia riguardo il disegno ma anche riguardo il tratteggio, le può scrivere nei commenti e io le leggerò, così che poi il maestro vi possa dare una risposta a tutte le vostre domande. Quindi adesso vado nel particolare e usando la punta, perché voglio ottenere un tratteggio fresco, cioè la punta deve essere
deve essere sempre viva. E come si fa ad avere la punta viva? Certo che ce l'abbiamo, anche se si consuma. Intanto io la inclino, per cui trovo sempre una punta. La punta si modifica, vedete? In questo caso la punta è così, no? Troverò sempre ruotando la matita, trovo sempre, anche se qui si consuma, vedete, qui è consumata, però se io la ruoto un pochino, ecco che trovo subito la punta. La consumo qui e la ritrovo dall'altra parte. Questo è un modo per non dover temperare, oppure posso cambiare inclinazione, ecco che la tengo più verticale, ok? Dovete cercare di... L'inclinazione non cambia il segno che poi lascia la matita, il cambiare inclinazione. No, è una questione di sensibilità, ok? È una questione di sensibilità. Okay. Bisogna allenarsi molto a questo. Sentire la punta, provarla magari anche fuori, no? Ok? Però Meglio, certo. la dobbiamo sentire la punta. Deve essere una cosa, non so come spiegare, una cosa nostra, la dobbiamo sentire nostra, la punta della matita. In questo caso l'ho appena ruotata. È una cosa che faccio ormai inconsciamente, no? Quando Beh, sento certo, che il segno mi diventa un po' grasso, grosso, grasso, come volete, automaticamente la ruoto. Ecco che adesso ho trovato un'altra puntina e quindi mantengo quel segno vivo, no? Vivace. Beh, certo, nel mentre poi si modella dall'altra parte. Sì, poi qui Ti abbiamo faccio... il... Sì, dimmi, dimmi. No, scusa, perché è arrivata una domanda da parte di Katia Bonella che chiede se nel ritratto i capelli vanno sempre fatti per ultimi. Bah, non c'è una regola, io li faccio per ultimo, visto che tanti disegnatori fanno così, no, non c'è una regola, sinceramente, potete farli anche per primi, non vedo controindicazioni, insomma. Sì, certo, una volta disegnato il volume dei capelli, si può procedere col disegnare i capelli, col rifinire bene i capelli, cioè non c'è proprio una vera e propria regola. L'unica regola che c'è, che dopo per carità ognuno fa quello che vuole, ma è che prima bisogna disegnare il contorno del viso, quindi prima si disegna la casa e poi le finestre. Ricordatevi, questo è basilare, altrimenti avrete sempre difficoltà con le proporzioni e con le dimensioni, assolutamente. Quindi anche in questo caso, per esempio, vedete, qui è chiaro che non faccio un tratteggio, ci saranno delle zone dove il tratteggio è talmente mischiato, zone più scure, dove è talmente mischiato che praticamente diventa una sfumatura. Ma questo è anche un bene, è un gioco, diciamo, fra tratteggio e sfumato. Infatti, un'altra, se vogliamo, chiamiamola tecnica, ma tecnica non è di sfumare, proprio creare una sfumatura di fondo uniforme nel volto e poi tratteggiarci sopra. Massimo, ti faccio una domanda da parte mia che secondo me racchiude un po' un dubbio che anzi, un problema che qualcuno può aver attraversato cercando di tratteggiare un viso. Come si può evitare l'effetto donna barbuta? Perché Donna io di barbuta. solito, sì, perché a volte capita, almeno a me, che mentre cerco di fare appunto un viso tratteggiato, cerco di stare leggera, poi tratteggia, che ti tratteggia sembra la moglie di Bigfoot. Perché sembra proprio che ho fatto peli. Come in Quindi questo bisogna caso. calcare di più, bisogna essere più dritti, evitare magari, non lo so.
Oddio, dovrei vedere il disegno per capire cosa intendi per donna barbuta. Ormai sono molti ormai quei disegni, però mi è successo molte volte che sembra proprio che piuttosto che ci si, cioè piuttosto che il tratteggio si veda una specie di peluria leggera che copre le guance. Chiaro che se io considero questa parte del viso come in luce e non tratteggio niente e faccio solo il tratteggio qui perché riconosco solo qui l'ombra e non sto attento e non osservo bene che anche qui c'è ombra, è chiaro che qua mi viene una barba, invece vedi che in questo caso è uniforme. È forse quello sì, il problema. Ma forse non so, riconoscimento, forse andava troppo leggero. Riconoscimento delle ombre, se io tratteggio solo qua, ok, e qui lascio foglio bianco, probabilmente creo quel contrasto eccessivo per cui sembra che io invece che sottolineare un'ombra abbia disegnato una barba, ok, quindi sì, sì, infatti. Probabilmente mi viene in mente questo e non altro, insomma. Grazie. Quindi ecco che facciamo anche questa parte qui, non mi interessa perché userò lo stesso tratteggio per lo sfondo, posso anche fare a meno, ma in questo caso potrei fare anche così. Questo è il tratteggio parallelo, che è un tratteggio veloce da fare, abbastanza semplice quando si acquisisce la mano, cioè ci vuole, vedete, non devo fare così, la punta si alza, hop, deve essere una pennellata, l'aeroplano scende la punta, tratteggia e poi si alza, pennellate. Allora così abbiamo sempre un tratteggio vivace, leggero. Allora qui io segnerò, visto che è in ombra e mi piace questa cosa, segnerò con un segno molto preciso e molto duro, diciamo, questa parte qua, per poi usare la punta, e anche questo, usare la punta per andare giù pesante con il tratteggio qui, perché qui siamo in ombra e quindi non ho problemi di appesantimento, diciamo, perché in questa maniera, essendo in ombra, non appesantisco. Se avessi usato qui la stessa cosa l'avrei appesantito troppo, quindi anche qui e ombreggiamo tutto perché anche la cornea è in ombra e dopo andiamo a definire l'occhio. Allora qui è in ombra. Ecco, un'altra cosa importante è che il tratteggio deve avere sempre la stessa, non è che prima tratteggiate largo, poi sottile, deve essere sempre con la stessa intensità e i tratti devono essere sempre più o meno della stessa distanza uno dall'altro. Importante questo. Quindi qui c'è l'occhio. Adesso non è che si vede molto bene, ma comunque penso che si vede qua la palpebra. Presumo che qua ci siano, che qui c'è il berretto che fa così, più o meno. Ok, adesso qui. Sicuramente qui c'è una leggera ombra, ma proprio leggerissima, e la dobbiamo fare perché sennò non riusciamo a definire poi il volume del naso, no? Quindi attenzione molto, se avete una fotografia, per esempio io non l'ho fatta, ma vi consiglio di renderla in bianco e nero o di scurirla. Vediamo un attimo, con questo programmino qui potrei anche scurirla. E così vediamo
Vediamo. Per trovare le ombre che così non si vedono. Sì, accentuiamo le ombre, tolgo addirittura il colore, eccolo qui, accentuo il chiaroscuro. Sì, sì, sì. Mentre lo fai ti leggo un complimento, babà, di Federica Bellucci che dice che bello il tratteggio, mi è piaciuta la spiegazione del gesto, un giorno mi metterò d'impegno per imparare, ma tu sei già bravissima col chiaroscuro a carboncino, quindi poi non ti ci vorrà sicuramente tanto. Chi è che ci saluta adesso invece? Sara Raimondi, ciao Sara. Sara, grande Sara, ecco che avete visto che in questo modo abbiamo visto che, vedete che l'ombra è qui e qui c'è una parte in luce, ok? Quindi cosa succede? Succede che noi andiamo ad accentuare quest'ombra qua e invece andremo a pian piano, che si può fare con la gomma, a togliere un pochino qui, ok? Ecco che... Mentre ho notato che qui c'è un colpo di luce, attenzione, bisogna stare molto attenti a queste cose qua, e un'altra cosa che ho notato è che il sopracciglia è un po' più lunga, arriva qui, ok. Qui è in ombra. Il labbro è così e qui è molto scuro. Ecco, qui in questo caso cercherò di fare qualcosa di più uniforme, vedete, perché non posso di certo mettermi a tratteggiare, non sarebbe neanche bello da fare, no? Fare dei tratteggi qua devono diventare abbastanza una sfumatura uniforme, diciamo. Ok. Non abbiamo campo libero, per cui... E soprattutto anche il tipo di movimento che fai è diverso da quello che facevi prima, che era più libero, dove muovevi il braccio e tenevi la mano ferma. In questo caso invece, per fare delle porzioni di disegno più piccoline, devi muovere invece le dita alla mano. Sì, che denti che ha sta qua. Eh sì. Ai dentoni. Ok, qui il mento è in mezza ombra qui, quindi lo segniamo pure. Ecco, sciolti con la mano e soprattutto rilassati, quello è importante, ok? Osservare, continuare, non fermarsi. È un buon allenamento, cercate di staccare il meno possibile la matita dal foglio, di rimanere sul pezzo, è molto importante. All'inizio magari sbaglierete, però non è che dovete fare tratteggio, dopo aspettate, guardate, andate avanti, vedete qua è tutto tratteggio, qua è tutta ombra. Ecco che è caduta la matita, vediamo se si è rotta la punta, no, per fortuna no. Vediamo di no. No, non si è rotta, no. Per fortuna non si è rotta. Quindi qui. E soprattutto questo lo dico alle donne, non abbiate paura dello scuro, del chiaro, perché lo dico per esperienza, perché moltissime dicono: ma io ho paura di rovinare il disegno. Ma se una cosa, se c'è nero, deve essere nero, non è grigio o è nero, ma ho paura di rovinarlo. Vabbè, bisogna avere il coraggio di fare, no? Questo è nero, via, è nero, basta, è chiuso. Ma anche qui voglio dire: questo è nero, deve essere nero. Posso farti una domanda? È una caratteristica. No. Sì. Sì. No, no, continua, scusami, non ti volevo interrompere, poi te la faccio. No, ho notato che di solito le donne, e di fatto io riconosco i disegni fatti da una donna, e sono più delicati, probabilmente per natura, e molte volte tralasciano le ombre proprio per questa innata
delicatezza, diciamo, nel trattare il disegno, okay? Quindi, ma non è con questo che dico che gli uomini sono più bravi, assolutamente, è proprio una caratteristica che a volte paga, a volte meno, questo voglio dire, no? Dipende dal soggetto che in quel caso che fanno. Beh, certo, dove osano i tratteggi. Ti faccio la domanda di Lucia Corazza, che chiede: com'è il tratteggio accademico? Ne ho sentito parlare, poi ho scritto, ma visto, dovrebbe essere che ne ha sentito parlare, ma non l'ha mai visto. Sostanzialmente è un tratteggio parallelo, si può usare anche il tratteggio parallelo, dipende, ma nel secondo me il tratteggio accademico è quello, è il modo di trattare le ombre, cioè voglio dire, in questo caso per esempio io posso segnare, segno l'ombra, ok, e poi vado a tratteggiare, segno le campiture dell'ombra. Se è questo che si intende, io intendo questo, ok? Lo sto modificando, vedete? Per esempio qui mi segno l'ombra e lascio la campitura segnata. So se avete mai visto, molte volte lo faccio anch'io, cioè vado a segnarmi quella che è l'ombra. Adesso mi sono accorto che il cappello è molto più giù, è qui. Ok, vedete? Quando disegnate state attenti, guardate sempre. Credo che si intenda quello come tratteggio accademico. È un modo di disegnare, per esempio, quando si disegna dal vivo, dal vero, con la modella, col modello, per esempio, non c'è molto tempo e quindi il disegno non deve essere per forza accurato in quel caso. E quindi per esempio le ombre vanno segnate, quindi è normale segnare le campiture delle ombre. Ma sti denti qua sono così, non c'è niente da fare. Cioè, più la guardo e più... Sono un po' coniglietto. Più che tratteggio accademico, parliamo di disegno accademico. Sì, infatti. Perché ho guardato anche su Google... Credo che si intenda quello, vero? Sì, no, più che altro mi sono apparsi disegni tutti tratteggiati in modo, insomma, classico, col tratteggio o parallelo oppure incrociato. Sì, esatto. Sì. Ci saluta intanto Silvana Mirrione e anche Maria Rosa Mosca, che dice: si impara sempre tanto guardandoti disegnare. Grazie Maria Rosa, sei un'amica. Ti aspetto a Bologna. Infatti, organizzatevi, anzi, lo diciamo anche adesso a Reti Unificate con la sigla dell'Eurovision, eccetera, eccetera, che è il 2 e il 3, giusto? Sì. 2 e 3 aprile ci sarà un workshop di Massimo Lupato e Matteo Fraldi dal vivo a Bologna. Poi vi diremo, cioè io non mi ricordo l'indirizzo, ma Massimo forse sì, vi daremo comunque tutte le informazioni specifiche su Impara l'Arte. C'è già nella pubblicità che ho fatto in Facebook, c'è, se guardate bene, l'ho messo poi l'indirizzo nella intestazione del post, l'indirizzo. Quindi correggo. Non mi ricordo il se nome andate del paese. A vedere il post del maestro Lupato, poi troverete anche tutte le informazioni se volete partecipare, incontrarlo, stringergli la mano. Cioè ormai è diventato anche famoso, lui, poi c'è Matteo Fraldi, che non c'è in questo momento. Si ride, su quello sicuro. Con noi si scherza e si ride, mamma mia. Quindi non sarà solo una giornata all'insegna dell'arte, ma anche naturalmente della convivialità, perché il maestro Lupato mi invita a pranzo. Tutti? Sì, capito. Quindi se lo dite prima in pre, meglio, così lui prenota, se avete intolleranze, anche se siete 50. Esatto. Te immagini.
No, comunque incontrarsi, conoscersi, visto che ormai abbiamo questo Certo. rapporto un po' virtuale, ma non è poi così virtuale, visto che appunto facciamo le dirette, ci manca lo step successivo, che è poi quello più importante, incontrarci dal vivo. Quindi vi invitiamo assolutamente a partecipare. Neanche è venuta tanto diversa, dai, o simile, dai. No, Non ci ho neanche fatto caso perché, ripeto, non era il ritratto che mi interessava, però ecco, questo che è importante sono i riflessi nell'ombra, vedete come qui, per esempio, anche qui, vedete che non sono andato fino alla fine, ho segnato il viso. Però ho creato questo riflesso di luce nell'ombra. Questi sono molto importanti, bisogna stare molto attenti a questa cosa perché donano plasticità, dice plasticità al disegno. Ok? Va bene, dai, più o meno abbiamo visto. Questo è il tratteggio parallelo, eccolo qua. Sarebbe da finire, ma insomma, così abbozzato. Ok, allora vediamo invece una parte, un tratteggio magari incrociato. Ok, scegliamo un altro soggetto. Sì, infatti Massimo, così vedono un pochino. Intanto invito chi ci sta seguendo, come ho detto prima, a fare domande se ha curiosità o appunto domande, insomma, da porti, e anche a condividere eventuali disastri artistici dovuti all'errato uso del tratteggio. Io ho detto della barba, voi avete altre informazioni e curiosità della vostra vita artistica? Ah, ecco, mi chiedono che matite stai usando. Io sto usando una 3B perché è quella che uso sempre. Una HB ho usato prima, una 7B poi userò, non so, penso che questo lo farò con la 3B. Raramente scendo sotto la 2B, molto raramente. Molto raramente. La mia matita diciamo che è la 3B, con la quale faccio praticamente tutto. L'ho scelta anni fa perché, così, mi trovo bene. Posso usare anche la 2B, per carità, ma diciamo che la 3B è la giusta gradazione per me, insomma. Poi dipende da un disegnatore all'altro, insomma. Ecco, allora vediamo Mi interessa più che altro il viso più che la barba, ok? Quindi la barba la lascerò, farò un effetto, come potrei dire, positivo-negativo. Eccolo qua. Più o meno siamo così, eccetera. E arriviamo qui tra la. Spero che si veda, ma sto abbozzando un po'. È importante, mi raccomando, abbozzare molto, schizzare e abituarsi allo schizzo. Dove c'ha l'orecchio sto qua? C'è in alto qua. Comunque si vede Si benissimo. vede bene, ecco, sono contento, va. Sì. L'orecchio arriva qui, sì, va bene. Ecco, l'anziano qui c'è un orecchio fantastico da disegnare. Quando dovete, se volete allenarvi col chiaroscuro, due sono i soggetti, a parte sì, vabbè, classico, le forme, i solidi, che tipo sfera, eccetera, però a un certo punto uno si annoia, no? Allora, disegnate orecchie. L'orecchio è fantastico perché presenta tutta una serie di avvallamenti, appunto di chiaroscuro fantastici e la schiena delle persone, anche la schiena, specialmente le schiene muscolose, no?
Ok, quindi vediamo di fare un qualcosa di diverso qui. Qui non abbiamo paura perché essendo una persona anziana, questa matita qua però mi sta creando, c'è qualcosa che non va. Qui, ecco quello che intendevo prima, no? Vedete, la base del naso, mi segno l'ombra. Ok. Sì, c'è qualcosa che non va qui. Ogni tanto la grafite ha delle impurità. Vediamo se è tutta la matita o se era solo una parte. C'ha delle parti dure. Ora vediamo un attimo qui. Abbiamo il segno della guancia, qui, op, esatto. Anche qui, come ho detto prima, non sto molto attento alla somiglianza, ok, perché non mi interessa. Non ho preso le misure, sono andato a occhio. Magari mi viene anche simile, però, voglio dire, non è quello che. Quindi non state a dirmi parole se non viene identico. Allora, tratteggio incrociato, sempre leggeri con la matita, ok? Quello è importante, va bene? E io sto attento alle luci, qui c'è una luce, per esempio. Più incroci facciamo. La punta deve essere sempre viva, specialmente nel tratteggio incrociato, ancora di più che nel tratteggio parallelo. Non deve essere pastoso il segno, deve essere vivo, vivace. Difatti, lo strumento principe per il tratteggio incrociato è la penna o il pennino, oppure la penna sfera, oppure la trattopen, il pennarello con la punta fine. Lì è il massimo per il tratteggio incrociato. Okay? La matita è un po' più difficile perché qui sì bisogna ricercare sempre la punta sottile. Okay? Ecco, cercate di giocare anche con la matita, di essere sciolti. Ecco che qui, sempre parlando di disegno accademico, creo questo segno che delimita l'ombra, che per certi versi in questo tipo di disegno va bene, diciamo. Quindi mi segno questa campitura, ok? E lascio il segno, non lo copro, quasi volutamente. Deve essere una continua ricerca del segno vivo, fresco. Avrei potuto prendere anche una penna sfera per fare questo lavoro qua. Beh, sì, a proposito di materiali, visto che Davide De Luca ci ha posto la domanda poco fa, te la faccio adesso. Chiede quali sono i materiali con cui lavori che ti piacciono di più, cioè qual è il tuo materiale preferito? Cambio ultimamente il carboncino mi intrippa molto. Alla fine casco sempre sulla matita, per carità, perché questa è la principale. Vado a periodi. C'è il periodo dell'inchiostro, il periodo della grafite, periodo, ecco, anche i pastelli un pochino, i pastelli secchi, ma non è proprio
il massimo per me, anche se insegno anche ad operare i pastelli, però non è la tecnica che mi aggrada di più. Forse la sanguigna, ecco. La sanguigna. Sanguigna riesco ad avere tanta soddisfazione e mi piace tantissimo. Piacciono tutti i lavori a sanguigna, insomma. Matite colorate, ecco quello anche, però ultimamente qua meno, vado a periodi. Ci sono periodi della matite colorate, periodi del carboncino, poi ritorno con la matita. Comunque sempre questi prodotti a secco. Mi piacerebbe molto essere un acquarellista, ma non lo sono e quindi l'acquarello lo mastico un pochino, ecco sì, quello sì. Lo mastico, ma niente di più. Ogni tanto mi viene fuori qualcosa di buono ad acquerello, ma ecco, anche ultimamente anche ho fatto qualcosa con i pastelli a olio, per esempio, che, visto che non adopera nessuno, o pastelli a cera anche, non E tu usi anche quei so. pastelli a cera acquarellabili che sono Ecco, fighissimi. cristalli a cera Ne ho proprio. acquarellabili, sì, ho avuto anche quel periodo là, ce l'ho ogni tanto perché quelli sono, come si dice, uno dei primi amori, no? Per esempio questo qui ha il naso un po' lunghino, mi sembra, no? Ma non è vero che è lungo, è che vedete, è qui, il naso non è lungo, è questo, è il nasion che è sbagliato, no? E quindi è qui, eccolo qua. Vedete come, guardate come si accorcia adesso di punto in bianco questo naso, no? Intanto che io parlo, osservo, no, quello che sto facendo, okay, ecco che il naso è qui. Errore. Ma errore. Errore in corso d'opera, voglio dire. Importante è quando si fanno gli errori accorgersene, no? Okay, quindi cosa vuol dire? Vuol dire osservare continuamente, stare sul pezzo, no? Quindi eccolo qua, così. Forse la gobba è un po' più giù, ma insomma va bene. Ho detto prima, non è che mi interessa che sia identico, insomma, mi interessa più che altro l'effetto. Allora, qui abbiamo queste rughe, vedete? E chiaramente qui dovremmo mischiare il tratteggio con queste rughe che comunque dobbiamo fare perché sono troppo caratteristiche del personaggio. Qui è una ruga che tira giù così. Però si può fare. Sì, Massimo, infatti ti pongo due domande. Allora, una riguarda proprio su come si tratteggiano le rughe e quindi come si crea il chiaroscuro delle rughe. Ce l'ha fatta prima Marzia Tarabella e ho aspettato a quando appunto avresti dovuto affrontare il disegno delle rughe per fartela. E un'altra invece di Federica Bolbellucci che chiede questo: per tratteggiare carboncino o sanguigna, piuttosto che a grafite, ci sono delle accortezze che si possono adottare? Oppure si può lavorare allo stesso modo? Sì, si può lavorare anche con la sanguigna secca a tratteggio, è più morbido, bisogna stare molto attenti, però voglio dire, si può fare. Proprio questa sera nel corso di, nella lezione del corso di pastello ho fatto questo nudo, vedete? Non so se si vede, non si vede? Si Sì, vede? Non Massimo, si si vede vede? benissimo. Allora io ho un'immagine, allora, che è chiaramente sfumato, ok? Però vedete qua un tratteggio che ho fatto, si nota, ok? Quindi si può tratteggiare, sì, sicuramente è un po' più difficile perché chiaramente la punta si consuma, no? Essendo un prodotto gessoso, però certo che si può fare, come? Come? Chiedi, Federica, chiedi al tuo capo, vedrai che ti dice, te lo confermerà anche lui. Infatti, fallo anche venire. Ma poteva venire questa sera il buon Matteo, Infatti, ci ha abbandonato. no? Eh no, mi sono Federica, dimenticato io, se lo avvertivo magari certo. sono stato io Sì, che lui non mi viene sono sempre a ricordato. trovarci.
abbiamo sì. deciso per forza, quindi. Ecco com'è fatta la punta. Sono costretto a far così per non doverla limare, no? Se no mi fermo e la limo, però la punta è fatta in questo momento, è fatta così. Così è fatta molto, ecco, esatto, così. Però ha delle sfaccettature. Io posso usare questo angolo, questo angolo, questo angolo. A seconda, vedete, lo trovo se voglio. Chiaro che se vado sul piatto avrò un segno così, però io lo sento e anche la punta qui, vedete, io trovo se voglio, no, ruotandola, ok? Quindi è una continua ricerca appunto della punta sottile. Allora, le rughe, beh, ci sono tanti modi di. Cioè, in questo caso, per esempio, notiamo che chiaramente la ruga nella profondità è molto scura, quindi segnerò in questo modo e poi tratteggio lo stesso, ok? Faccio un tratteggio incrociato e voi dite, vabbè, ma ora sparisce tutto, no? Io di solito faccio così, adesso vi faccio vedere. Io tratteggio come se in realtà fosse tutto in ombra, ma in realtà la sommità di queste rughe è in luce. Ok? E allora, aspettate un attimo, che vi faccio vedere, vediamo se qui c'è, andiamo avanti ancora un pochino, qualcuna, qui ce n'è una che fa così, le facciamo prima tutte e dopo. Vi faccio vedere come faccio io. Qui abbiamo un solco, è un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. Allora, così, tutta la geografia di rughe. Già, io ci sto andando qui vicino, su sto qua. Fra un po' di anni ci arrivo anch'io. E dopo mi disegnerò le rughe. Io voglio andare sul piano. Allora, semplice, io faccio così. Tiro su un po' di luce. Attenzione, non sto facendo un disegno fotorealistico, quindi se facessi un disegno fotorealistico, starei lì con la matitina e farei tutte le sfumature delle rughe, ok? Così. Qui stiamo facendo un disegno, uno schizzo, voglio dire, ok? No, adesso il contorno della profondità delle rughe non è proprio preciso, per cui devo andarci attorno e cercare di tirar su un po' la sfumatura. Quindi creare questa rotondità, no? Questa rotondità no, non sono piatte, sono fatte così, viste in sezione, no? Quindi questa rotondità sarà scuro. Meno scuro, in luce, eccetera. E allora, se vogliamo renderle un po' più realistiche, sono così. Quindi bisogna sporcare il segno, ok? Ecco che cominciano un po' a venire. Questo anziano non ha più le ciglia perché le ciglia poi spariscono con l'età, quelle sotto soprattutto spariscono. Bene, poi qui ha altre due e anche questi due segni andremo a sporcarli in questo modo, in maniera da renderli più realistici. Qui
con la matitina andiamo avanti con il tratteggio incrociato. Ecco che sto cercando una punta laterale, la sto cercando e la sto trovando, però si consuma, allora ruoto la matita e ne trovo un'altra qui, ok? Ruoto la matita e ne trovo un'altra qui, vedete che il segno è sempre vivo. E leggeri con la mano, leggeri, è là il segreto, no? Leggeri, pennellare, non preoccupatevi di stare dentro i limiti, c'è sempre la modo di, con la gomma pane, se siete leggeri, se voi uscite qui, no? Ok? Perché se voi state, cercate di stare dentro qui, il segno vostro non sarà vivace, non sarà bello fresco, sarà un segno troppo costruito, troppo legato, no? Ok? Allora, ok, io esco, così sono libero, no? Però se dopo voglio, visto che sono stato leggero, hop, ecco qua, ok? Quindi non ponetevi dei limiti quando tratteggiate, perché questo è, ne va, cioè, pregiudica la freschezza del segno, ok? Spero di essermi spiegato bene. Massimo. Buonasera a tutti, probabilmente il telefono del maestro Lupato si è spento e quindi torneremo fra pochissimo, perché vedo che non risponde, non sente quello che sto dicendo, si è girata l'inquadratura e quindi, se avete pazienza, il maestro tornerà subito. Ci è successo già una volta, però era una sfida e quindi il maestro Repeti aveva continuato a disegnare, a parlare con me. Infatti adesso sono sola e solissima, non vi farò più vedere la mia faccia, ve ne state andando tutti. Sì, si è bloccato e adesso speriamo che il maestro Lupato ripristini la comunicazione, perché se no non so cosa devo fare. Se volete vi leggo qualcosa nel mentre, oppure ditemi voi cosa volete fare. Prima, che quando avete fatto la domanda sul tratteggio accademico, per esempio, come ho detto prima, non ho trovato niente di specifico, a parte un sito che parlava della tecnica grafica dei disegni di Leonardo e poi semplicemente dei siti che parlavano dei vari tipi di tratteggio. Quindi probabilmente quando il maestro Lupato ci aveva detto che era più che altro il disegno accademico e non il tratteggio, parlava di questo, ovvero che è più il disegno accademico ad essere appunto specifico più che il tratteggio, visto che poi i tipi di tratteggio sono quelli che ci sta illustrando lui. Spero, ripeto, che lui possa tornare quanto prima. Immagino davvero che sia il suo telefono che si è bloccato. Fatemi compagnia, scrivete intanto, così possiamo far passare i minuti che ci separano dal ritorno del maestro, se no poi sono io che parlo da sola. Federica, dove sei? Ci sei ancora? Scrivimi intanto, nel mentre io... Ecco, vediamo questo. No, questa è la tesi di qualcuno. Vi leggerò davvero qualcosa che ha a che fare con lo sviluppo. Ciao ciao. Potessi mettere le canzoni, vi metterei anche la canzone ciao ciao, esatto. Però poi ho notato che ci tolgono, che poi mettono il muto alla tutta la registrazione. C'è già capitato proprio, ecco, il maestro Lupato è tornato, dicevo, c'è capitato proprio durante la diretta con il maestro Repetti. Ciao Massimo. Ecco. Sei caduto? Sì. Vabbè, comunque, stavo dicendo, penso di aver parlato a vuoto,
Sì, voglio quando dire, c'è vuoto. quando tratteggiate, la cosa importante è uscite pure con questo tipo di tratteggio, con questo tipo di disegno, uscite pure dal soggetto, perché questo vi permette di avere un segno vivace, ok? Non costretto, perché se voi siete costretti a stare dentro un determinato spazio, il vostro segno sarà gioco forza, troppo costruito, poco leggero, poco vivace. C'è sempre tempo, se voi siete leggeri con la mano, di dire vabbè, prendo la gomma, pane, vedete, ed ecco che il risultato è questo, no? Ok, quindi questo è un esercizio da fare, insomma, cercare di non limitarsi, insomma. Vabbè, comunque siamo abbastanza messi bene. Qui abbiamo altre rughe. Vedete, nel tratteggio incrociato cerchiamo più incroci possibili, cioè non solo due, non solo tre, non solo quattro, anche di più, dipende, ma minimo devono essere quattro incroci, inclinando più possibile, cercando diverse inclinazioni. Allora, qui, perché qui poi c'è la barba, ma non mi metto a fare la barba adesso, perché quello è un altro argomento. Questa è una parte più scura. Com'è che ottengo la parte scura? Ottengo incrociando moltissime volte, più volte incrociate, anche un po' aumentando la pressione sulla matita, ma soprattutto incrociando moltissime volte. Però l'importante è che il segno sia sempre vivo, quindi la ricerca della punta, come dicevo prima, lo ripeto, la ricerca della punta. Adesso io ne trovo un'altra, la trovo qui, mi si sta impastando un po' troppo, allora cosa faccio? Tengo la matita in modo particolare, molto strano, perché io non la tengo mai così, però qua mi serve tenerla in questo modo. Io insegno nel disegno di non tenerla troppo vicino, infatti non la tengo vicino, ma la tengo verticale, perché sto sfruttando questa punta, ma adesso mi si sono aperte altre possibilità, quindi trovo un'altra angolatura, ok, e continuo a incrociare più angolature, piegando il braccio, spostandomi sulla sedia. Voglio creare questa trama e un po' anche premo, però non è tanto il premere sulla matita, è più proprio aumentare le inclinazioni, cioè sì, i passaggi. A proposito di Sì, dimmi. Inclinazione, ti faccio una domanda di Katia Diavoletto Bonella che chiede: a che inclinazione è il tuo tavolo? Stai sempre disegnando in verticale? Chiede. No, io non disegno mai in verticale, il mio tavolo è inclinato circa 60 gradi. Grazie mille. Posso disegnare anche in verticale, mi capita. Quando faccio workshop, ecco, se venite a Bologna mi vedrete disegnare in verticale. Matteo Fralli, per esempio, è uno che disegna molto in verticale, ma io non sono tanto bravo a disegnare in verticale, è una questione di abitudine. È una posizione più pittorica quella di disegnare in verticale, almeno, insomma. Però anche perché disegnare in verticale vuol dire cambiare proprio, in verticale bisogna tenere la matita così, si disegna così in verticale, non si può certo disegnare così. Quindi quando disegno in verticale cambio proprio l'impugnatura, si disegna in questo modo qua. Ecco, questo è il tratteggio parallelo, scusate, incrociato.
Questo è un modo per rendere un disegno affascinante, se vogliamo, no? Accattivante. Questo è importante. E tutto è dato dal chiaroscuro. Tutto è dato dal chiaroscuro. Perché voi potete fare il disegno più bello che volete, ma se non è supportato da un chiaroscuro adeguato, rimane lì. Creiamo un po' di sfondo, dai, tanto per. Ecco. Massimo, e cosa ne diresti adesso di parlare del tratteggio croce e delizia dei nostri corsi, ovvero il pattern? Almeno un accenno così per far vedere Io non come volevo appare parlare sul del disegno. pattern, però ne parlo. Se me lo chiedi, ne No, aspetta, parlo. se avevi altre idee, fai prima con quello che volevi fare No, e no, 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 poi no, mi beh, caso. no, ma va bene, sì, parliamo del pattern. Il pattern è un tratteggio che viene molto usato ecco, allora, per esempio abbiamo questo soggetto qua che è interessante, possiamo usarlo per fare un qualcosa a pattern. Una mano. Allora, il tratteggio a pattern non è altro che un tratteggio incrociato, solo che è fatto da continui moduli, un modulo che si ripete all'infinito, e quindi l'effetto è quello dell'incrociato, però mentre nell'incrociato abbiamo linee piuttosto lunghe, diciamo, e incrociate in tante inclinazioni. Nel tratteggio a pattern anche lì abbiamo tante inclinazioni, però c'è un modulo che noi ci creiamo quando iniziamo a disegnare, cioè un modulo a 4, 5, quello che vogliamo, linee. Un attimo che, ecco, adesso usiamo una 4B. Anzi, no, 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 facciamo con la penna sfera, via. Allora, prendiamo una penna sfera, perché se usiamo il pattern è giusto che, oppure un attratto pen. No, una penna sfera. Dove sono le penne sfere? Ecco qua. Prendiamo una penna blu, quello che è. Tanto fa lo stesso. Prendiamo una Bic blu. Eccolo qua. Allora, il tratteggio a pattern è un tratteggio incrociato, però si tratta di creare un modulo che può essere a, per esempio, qua 3, 4, ok? 5. 5 linee, sempre più o meno della stessa lunghezza, 5, 5, 5 o 6, insomma, non è che poi siamo mica matematici qua. Ecco, io incrocio sempre questo modulo, ok? Alla fine però sembra un tratteggio semplice incrociato, però se li mettiamo assieme si riconosce la differenza. Ecco che io inclino, qui è molto importante sovrapporre, ok? Questi moduli non devono essere staccati, devono essere concatenati fra loro. Come si fa a sfumare? Beh, si toglie un po' di pressione, certamente, sulla matita o sulla penna. Ok. E si diradano. E si diradano.
in questo modo. Vedete che riesco a creare una sfumatura verso il chiaro. Un altro metodo è anche quello di allargare fra loro, come fa per esempio Serpieri, li allarga finché diventano piuttosto radi, sempre di più, e scompaiono. Viceversa, qui aumentano, posso incrociarne ancora, finché quasi diventa una trama fittissima che quasi non si riconosce. Dico quasi, ma in realtà, se osserviamo bene all'occhio, si riconosce. Ecco. Ecco che ho creato un gradiente, vedete, da scuro a chiaro. Ok, e qui finisce così più o meno. Questo è il tratteggio pattern, che è un tratteggio molto particolare, anche laborioso da fare, non è per tutti i soggetti. Vediamo questa mano com'è fatta. Allora, io la sto disegnando appena, ma spero di non sbagliarmi perché qua c'è un dito. Ok, perché sapete che poi con la penna non è che ci sia possibilità di cancellare, no? Per cui, ma siccome non ho voglia di disegnare la matita, ci provo, magari mi viene. Questa penna perde anche. Intanto leggo qualche commento di Davide, sì, ciao, a Davide, non stavo leggendo, scusate, che dice che con la Bic Blue viene un tratteggio più sfumato, sempre lui molto felice che tu abbia preso la penna. E Katia Diavoletta Bonello, oggi sto iniziando a parlare come Luca Giurato, perdonatemi. Comunque lei Bonello. Bonello, ciao proprio. Che ha detto adoro il pattern, fa parte di quella piccola percentuale di amanti del pattern che hanno incrociato, per stare in tema, la nostra strada. Visto che avevamo chi lo amava, ma soprattutto chi lo odiava. Sì. Tanto che non lo insegnavo neanche più, dopo l'ho riammesso, diciamo, assieme al fratello incrociato, a suo fratello incrociato. Sì, dai, forse ci sono. Qui c'è il drappeggio, ecco, per esempio il drappeggio va molto bene. Sì, non è facile disegnare con la penna direttamente, no? Perché non si può sbagliare, ovviamente. Quindi per proporzione dovremmo essere qui, il palmo della mano e qui. Opla. L'unghia. Domanda da parte mia. È ammissibile / bello mischiare diversi tipi di tratteggio nello stesso disegno? Tutto è ammissibile perché non, in arte poi non ci sono delle regole. Io tendo a non farlo. Se no, magari, ecco,
il soggetto con un tipo di tratteggio e lo sfondo con un altro, sì, quello sì, lo faccio. Però sinceramente uno può anche provarci, vuol dire non è che ci sia una regola ben precisa, insomma. Questo non è un soggetto molto adatto con questo tipo di tratteggio, comunque da pattern Sì, ci provo lo infatti. stesso, ma sì, non è No, ma proprio. te l'ho chiesto proprio per quello, perché ho pensato, non è che magari vuol fare quello modellato? Chissà No, la ormai ci ho forma. con. Ormai iniziato e vediamo di portare avanti. Intanto ti leggo un altro commento, che è sempre di Davide De Luca, che dice: un altro maestro del tratteggio è Alfonso Dan. Oltretutto lo fa a Sì. pennino e china ed è interessante da osservare e carpirne i segreti. Sì, Dan, sì, è vero, conosco. Che Molto poi bravo, Davide, devi sapere veramente. che il maestro Lupato ha avuto un'idea molto interessante per quanto riguarda la nuova edizione del corso di tecniche di chiaroscuro, che ha a che fare proprio con l'osservazione e delle tecniche di alcuni maestri famosi del tratteggio, è proprio lo studio di quel tipo di tratteggio per cercare di riproporlo naturalmente in altre illustrazioni. L'abbiamo fatto anche una o due volte nell'altra edizione ed è stato bellissimo, perché comunque è bello Sì. vedere proprio i diversi approcci. Sì, abbiamo studiato Seurat, no? Il tratteggio di Seurat. Sì. Sì, non è che si presta molto questo tipo di disegno, però ormai lo faccio. È una sfida. Sta perdendo molto questa. Sì, sai che si vede anche da lontano. Sì. Sì, che è un po' più liquido. Cos'è che ha detto che la penna blu sfuma di più? Viene un tratteggio più sfumato. Eh sì, difatti ho notato che quelli bravi con la penna a sfera usano quasi tutti la blu, vero? Non so se avete Sì, è notato. vero. Sì, O probabilmente comunque sì. fanno bei lavori. Ma tra noi c'è Luigi Zucca, a proposito di persone brave con la penna sfera? Luigi, se ci sei, palesati. Ma anche Davide è bravo con la penna sfera, eh? Davide è bravissimo, infatti, fa delle cose pazzesche. Lui è. La penna sfera è bravissimo. L'altro giorno in edicola, a proposito, ho visto una Bic gialla, ma forse era il giallo limone che non ci piace. Ci devo tornare per provarla. Tu devi cercare il giallo ocra. Infatti, però in edicola mi sa che se Difficile. gli arriva per sbaglio, sì. Tu vai in edicola, poi vai lì in edicola, poi fai la foto, me la mandi, ti dico io se è quella giusta. Sì, va bene, perché c'erano un sacco di Bic, anche una che non avevo mai visto, che era una Crystal però particolare. Adesso non me la ricordo. Comunque ci torno, perché c'erano cose. Se aggiungessero delle tinte diverse, più tinte di terra, ocra, cose del genere, Sì. sarebbe bene, caspita, perché diciamo, se prendi Facciamo ancora una quelle tinte, petizione. sì, facciamo una petizione alla Change.org, Bic. Bic, facci le tinte terra. Un altro marrone, magari un tipo un beige, qualcosa del genere. Sì.
allora ci sfogheremmo, no? Invece che ogni volta andare in cerca di mischiare per creare, per esempio, l'incarnato, si fa, però non è facile. Poi fai un tipo di incarnato. Un colore tipo pressione alta. Sì. Quel rosa strano. Sì, è vero. Sì. Un rosa tenue, per esempio. Comunque, mi dispiace, funziona che così, insomma. Funziona così. Sì, sì, il fatto. Poi mettiamo le fotografie, così vedrete, farete la visione del tratteggio da vicino. Cheat. Così, insomma, lo vedete meglio. Io vi saluto con questo termino e spero che sia stato utile. Abbiamo visto questo viso con un tratteggio parallelo, ok, e poi tratteggio incrociato qui, e per finire col tratteggio a pattern. Ripeto, esercitatevi, cercate di, beh, questa sarà registrata, per cui potete anche prendere spunto da quello che vi ho detto, insomma, e se vi interessa, noi fra un po' partirà il nuovo corso di chiaroscuro, e se volete informazioni chiedete senza impegno a me oppure a John, insomma, è un corso interessante, è un corso di miglioramento. Con il corso di calcolo si fa veramente un miglioramento, un salto di qualità decisivo nel disegno. Vi saluto e vi auguro una buonanotte a tutti. Grazie, Gio. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Siamo partiti in 39, siamo praticamente una ventina, quindi, sapendo che domani dovete anche andare a lavorare, ci avete fatto un bel regalo e una bellissima compagnia, quindi grazie ancora. Potrete, come ha detto il maestro, rivedere quante volte vorrete la diretta, anche condividerla con chi volete, visto che siamo su YouTube oltre che sul gruppo. Il maestro dopo o domani pubblicherà le fotografie dei disegni, così potrete ammirare i tratteggi che ha fatto da vicino e anche zoomarli. Come ha detto, a breve partiremo con la nuova edizione del corso di chiaroscuro, rinnovata proprio perché studieremo anche il tratteggio di alcuni famosi tratteggiatori e disegnatori. Quindi, se ci conoscete, sapete come cercarci. Chi non ci conosce, basta che clicchi o sul mio Messenger oppure su quello del maestro per farmi una domanda, per farci delle domande. Grazie mille, buonanotte e a presto. Grazie buonanotte. A Massimo. Grazie, Gio. Ciao, buonanotte, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 dai, imitami anche adesso. Ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.